Ciao bambini, oggi parliamo di animali. Ugo, ti piacciono gli animali? E dimmi, qual è l'animale che tu preferisci? Allora, cominciamo a studiare gli animali. Cominciamo dai disegni più semplici. Allora, questo che animale è? È l'ape, bravissimo. Il cane, il cavallo, il cervo, il coccodrillo. L'elefante, la foca, la gallina, gatto, la giraffa, gufo. L'ippopotamo, il leone, il maiale, la mucca, la papera, l'orso, il pappagallo, la pecora. Pinguino, il pulcino, la rana, la scimmia, lo scoiattolo, il serpente, la tartaruga, la tigre. Topo, l'uccellino, la volpe e infine la zebra. Tra tanti animali ce ne sono alcuni che sono più vicini all'uomo. Sono gli animali della fattoria, come il cane, il gatto. La mucca, la pecora, il maiale, il cavallo, il gallo, l'uccellino e la nostra rana dalla bocca larga che sta in uno stagno vicino alla fattoria. Sai, Ugo, ognuno di questi animali fa un verso. Davvero? Ti recito una poesia. Filastrocca dei versi. Che cosa dice quell'uccello che garrisce? Che risponde l'elefante che barrisce? Che ne pensa quel cavallo che nitrisce? Che vuol dire quel leone che ruggisce? Sono tutti chiacchieroni, dai gorilla ai calabroni, tutti parlano, però chi li capisce? Beh, forse era troppo difficile, però c'è una canzoncina apposta per i bambini, per imparare i versi degli animali. Gatto miau, gatto miau, gatto miau, nella vecchia fattoria, via.
fai un verso. Tu hai il linguaggio delle persone. Tu sei un bruco parlante, un po' come il grillo di Pinocchio. Ah, ho capito. Beh, prima abbiamo visto delle figure di disegni molto semplici degli animali. Adesso vi faccio vedere le foto vere degli animali, come sono realmente. Facciamo dal leone, il re della savana. Ma poi abbiamo anche la tigre, il leopardo, un papagallo molto grande che si chiama Aramacao. Abbiamo poi l'aquila e il pappagallo. E questo animale così strano si chiama rinoceronte. Abbiamo la testa di una grande giraffa. E questi cavalli con le strisce si chiamano zebre. Poi abbiamo anche una scimmia. Ci sono animali, bambini, che vivono nell'acqua, come per esempio il delfino e lo squalo. Ci sono degli animali molto strani, come l'iguana e il coccodrillo. Sapete, bambini, quando io ero piccola come voi, mi divertivo a ritagliare delle figure di animali da vecchie riviste e così creavo dei collage bellissimi. Oggi mi ha aiutato Ugo. E così vediamo. Ci sono degli animali che vediamo più spesso, sono gli animali domestici, cioè quelli che vivono vicino a noi e ci fanno compagnia. E sono principalmente i gatti e i cani. Poi, come abbiamo detto prima, ci sono anche gli animali nella fattoria, che sono la pecora e la capra, il cavallo, il coniglio, la gallina e il gallo, il topolino che corre sempre qua e là e il bue. Poi ci sono degli animali che sono molto strani. In realtà gli animali si possono dividere secondo la loro specie in invertebrati e vertebrati. Okay, che nome difficile! Che cosa significa? È semplice, gli animali invertebrati sono tutti quegli animali che non hanno lo scheletro. E sono la stella marina, degli animali che vivono sul fondale marino, sono i ricci marini, i granchi, l'aragosta, lo scorpione, il tuo amico lombrico, Ugo, e il polpo e anche la lumaca. Poi ci sono altre specie di animali molto diverse tra loro, per esempio gli insetti, che sono la cicala, la formica, la libellula, la zanzara, l'ape, la farfalla. Altre specie di animali sono rettili e anfibi, come per esempio la rana e il... Ma che paura, Giovanna! Che succede? Che succede? Ho paura! Che hai fatto? C'è un serpente grandissimo! Ma non è un serpente vero, è solo un'immagine. Davvero? Sì, guarda. Al tuo posto. Dicevo, il serpente, la tartaruga e anche la salamandra. Ci sono un'altra specie di animali, si chiamano uccelli. Hanno tutti le ali e quasi tutti quindi possono volare. Sono il pappagallo, la cicogna, la gallina, il passero, la cincia allegra, il colibrì, che è l'uccello più piccolo al mondo. E lo struzzo, che è invece il più grande del mondo, lo sparviero, il pettirosso, il barbagianni. Come, come? Il barbagianni. Ma che nome è il barbagianni? Che significa che ha rubato la barbagianni? Ma no, Ugo, si chiama barbagianni perché è un uccello rapace
sembra che ha la barba. Che risate! Poi abbiamo l'anatra, l'aquila, il picchio, l'airone, il fringuello e il fenicottero. Ci sono poi degli animali che vivono in acqua. Sono principalmente i pesci, ma non solo. Sono per esempio il pesce pagliaccio, pesci tutti colorati come il pesce angelo, il pesce rosso, o pesci molto strani con i baffi come il pesce gatto, o il terribile squalo, la torpedine o razza, lo squalo elefante, il tonno. E poi ci sono altri animali come i delfini, che vivono in acqua ma non sono pesci, sono mammiferi, come per esempio le balene. Gli animali si possono dividere anche secondo l'ambiente, l'habitat in cui vivono. Gli animali della savana, che è un ambiente dell'Africa, sono il leone, che è proprio il re della savana, ma anche la zebra, la iena, il ghepardo, che è il mammifero più veloce, il mammifero terrestre, e la giraffa, che è il mammifero più alto. Guardate un po' che collo lungo che ha. Nella savana troviamo anche l'elefante, l'ippopotamo. Mamma mia, quanto è ciccione questo animale! C'è un sacco di grasso! E che mangerà tanto tutti i giorni? Beh, diciamo sì, mangerà tanto, un po' come te. Andiamo avanti. Ci sono bambini degli animali che vivono nelle zone dei ghiacci, nei poli, nel polo sud, come per esempio i pinguini, e nel polo nord, come l'orso polare, che si sono molto adattate a temperature così basse. Poi ci sono degli animali che possiamo incontrare nei nostri boschi, come per esempio la lepre, la volpe, la vipera, il tasso, il lupo, il cervo, la civetta, l'orso, il topo e la puzzola. Gli animali invece che vivono in posti molto lontani, come per esempio il gorilla, la tigre, il canguro, il cammello, la scimmia, il panda, il puma, l'armadillo, il lama e il bisonte. Allora bambini, vi è piaciuta la lezione sugli animali? E a te, Ugo? Sì, tantissimo! Vorrei andare in una fattoria! Ah, che animali vuoi vedere nella fattoria? Il leone! Ma il leone non si trova nella fattoria! Per vedere il leone dovremmo andare, per esempio, in un bioparco. Ah, va bene, andiamo, andiamo! Prepariamo lo zainetto e la merenda! Va bene, andiamo! E anche voi, se volete seguire gli animali, potete guardare i documentari o andare a visitare una bella bioparco o una bellissima fattoria. Ciao, a presto!